Teleselezione. Telefonate, duelli, spettacolo di voci e opinioni. Ideato e condotto da Luca Telese. In studio Luca Telese e Flavio Grasselli. Questo matrimonio non sa da fare. Lufthansa non ci sta e, spaventata più dall'espansionismo di Etihad che non dalle prospettive di sopravvivenza di Alitalia, chiede l'intervento di Bruxelles. Aiuti di Stato distorsivi della concorrenza, così la compagnia tedesca ha reagito alla notizia, secondo cui i negoziati per un ingresso del vettore degli Emirati Arabi nel capitale di Alitalia sarebbero in fase di atterraggio. Immediata la replica del ministro italiano per i trasporti Lupi, la trattativa è tra privati. Sembra piuttosto Lufthansa quella che ha paura della concorrenza. Siamo a Varese, spari come in un film, evade il boss, in quattro attaccano il blindato con un ergastolano dell'Andrangheta, morto il fratello. A poca distanza dal tribunale di Gallarate un furgone della polizia è stato preso d'assalto. Dopo una sparatoria è fuggito un ergastolano, boss dell'Andrangheta, Domenico Cutrì. Dopo la sparatoria due agenti sono rimasti feriti, mentre il fratello dell'evaso, Antonino, che faceva parte del comando, è morto all'ospedale di Magenta, dove era stato trasportato dalla madre. Se è vero che le idee camminano sulle gambe degli uomini, quelle di Mark Zuckerberg devono essere particolarmente agili e veloci, visto che in soli 10 anni la sua creatura Facebook ha raggiunto oltre 1 miliardo di persone. L'inventore del social network più famoso al mondo si è trasformato da insignificante studente di Harvard in imprenditore di successo, con l'azienda quotata in borsa e svariati milioni di dollari di patrimonio personale. Zuckerberg nel 2004 è un ragazzotto impacciato, con pochi amici e poche donne al seguito, ma è intelligente e ambizioso e trova la maniera di riscattarsi. Sottrae le foto degli studenti dai curricula dell'università, crea un gigantesco album e lo mette in rete. È il 28 ottobre del 2003 e il giocattolo di Mark si chiama ancora FaceMash. Salvo per il rotto della cuffia da un'accusa di hackeraggio, gli bastano 4 ore di tempo per ricevere oltre 450 visite. Da quel momento è tutto in discesa. Nel 2006 gli utenti di quello che ormai è diventato Facebook sono 5 milioni e Yahoo offre $1 miliardo al 22enne per acquistare il sito. Lui rifiuta. L'anno seguente Microsoft a proporre 15 miliardi. La risposta è no, ancora una volta. Nel 2010 Time lo incorona uomo dell'anno e gli amici di Facebook arrivano a 500 milioni. Il 18 maggio 2012 l'azienda si quota in borsa e 5 mesi più tardi arriva a 1 miliardo di iscritti. La storia di Mark Zuckerberg ispira letteratura e cinema. Sul libro di Ben Mezrich, Miliardari per caso, l'invenzione di Facebook, si basa il film The Social Network, diretto nel 2010 da David Fincher. 120 miliardi di euro. Tanto costa la corruzione all'economia europea, già perché il fenomeno è presente in tutti gli stati membri, anche se, guardando lo specifico del caso italiano, sono molte le annotazioni che arrivano dalla Commissione europea nel rapporto sulla corruzione pubblicato ieri. Segretario, una curiosità solo, perché il Parlamento dovrebbe votare una legge elettorale se metà non verranno ricandidati? Cioè, questa è una bella domanda. Mi dia la risposta per cortesia. Perché sennò perdono la faccia, perché dopo quello che è accaduto o si fa una legge elettorale degna di questo nome, riducendo anche il numero dei parlamentari, oppure vanno tutti a casa. Lo dice uno che parlamentare non è. Sa che però più che la faccia ci tengono la poltrona che ci hanno sotto... Beh, questa è una riflessione politica che capisco, ma che... Grazie, sono saluto i follower. Ciao. Ciao ragazzi, saluto. Ciao. Ciao capo, ottimo, ottimo. Ciao, arrivederci a tutti. Ciao ragazzi, ciao i follower delle emozioni. Tardi, ma l'ho preso lo stesso. È un'alleanza tutta da guadagnare, tutta da costruire. Non la darei per scontata. Francamente, quando vedo nelle simulazioni sui giornali la proiezione del centro-sinistra, dico a tutti quanti andate calmi, perché attualmente siamo dentro un conflitto molto aspro e non è scritto da nessuna parte che finisca con un'alleanza. E se il gioco è quello a essere portatori d'acqua al mulino degli altri, beh, noi potremmo fare anche altri pensieri. La corsa verso la barbarie che Beppe Grillo ha intrapreso e che sta portando avanti pare essere senza fine. E quando io dico che non ci può essere tolleranza rispetto a questo modo di fare politica e di correre verso la barbarie, i fatti di oggi lo dimostrano. Vorrei dare la mia solidarietà a Bignardi, Augias e Fazio, perché è in corso un pestaggio mediatico.
Il leader del movimento prende le distanze da chi ha bruciato i libri di Augias, non ci rappresenta, fa sapere, e tra i parlamentari aumentano i dubbi per i toni usati, soprattutto per quel tweet del responsabile comunicazione Claudio Messora, ma c'è anche chi, pur ammettendo i toni eccessivi, difende la strada intrapresa. Sono toni che vanno, come tutte le cose, contestualizzate all'interno di un atteggiamento che alla Camera ha introdotto per la prima volta nella storia parlamentare uno strumento da sempre evocato ma mai utilizzato. Chi segue questo blog, chi partecipa a queste questi sondaggi, non so neanche come chiamarli, non ha interesse a confrontarsi sui contenuti, ma a offendere, a umiliare dal punto di vista sessuale. Quindi questa è una cosa veramente che è inaccettabile. Questi sono, come dire, quasi dei potenziali stupratori. Il sesso, le cosce, due belle chiappe, ecco la sola religione, la sola idea politica, la vera patria dell'uomo. Gatto, li hai invitati tu? Io no. E allora, perché diavolo sono qui? C'è già abbastanza merda da queste parti. Qualcuno di voi siberiani sa dirmi perché siete qui? Avete chiesto il permesso di entrare nel nostro quartiere? E armati? Torniamo a casa nostra. Sono Gagarin di Fiume Basso. Facci passare. È un consiglio da amico. E io sono Avvoltoio, della Riva. E Avvoltoio non accetta consigli da nessuno. Allora, Avvoltoio è uno stronzo. Prendeteli! Senta! Scusi, che paese è questo? Un paese di merda! Is there anybody going to listen to my story? All about the girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. Ah, girl. Girl, girl. When I think of all the times I've tried so hard to leave her, she will turn to me and start to cry. And she promises the earth to me and I believe her. After all this time I don't know why. Ah, girl. Girl, girl. She's the kind of girl who puts you down when friends are there. You feel a fool when you say she's looking good. She acts as if it's understood she's cool. Ooh, 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 girl. Girl, girl. Was she told when she was young that pain would lead to... Allora, ieri ho inventato questa parola che mi è costata un po' di insulti in rete: porno populismo. Lo dicevo per trovare un filo comune che sicuramente c'è a tutte le polemiche di queste ore sugli attacchi del Movimento 5 Stelle alle donne, e segnatamente ad alcune donne che sono in conflitto con il movimento. La fila e la sequenza di questi episodi la conoscete. Federica Salzi, rea di essere andata, pensate voi, a una puntata di Ballarò, è stata accusata non di narcisismo, non di presenzialismo, non di protagonismo, ma di voler titillare il suo punto G. Cioè, vuol dire che le piaceva, provava una soddisfazione erotica dall'avere un rapporto con la televisione. Poi, più recentemente, c'è stato l'episodio incredibile
del deputato De Rosa, che dice pompinare, proprio così, a sei deputate del Partito Democratico, che fra l'altro non sono neanche, diciamo, nei crismi, nei canoni della donnina di bella presenza. Fra loro c'è, che ne so, una filosofa editorialista come Michela Marzano, voglio dire. E infine si arriva a quest'ultimo incredibile episodio Grillo, proprio dopo quella polemica, dopo aver detto sì, ma abbiamo esagerato, mette sul sito un fotomontaggio con la Boldrini e invita i suoi followers, o i suoi utenti, diciamo così, a dire che cosa farebbero in macchina con la Boldrini. Non pago di tutto ciò, la sera Claudio Messora, il comunicatore dei 5 Stelle, mette in rete un post in cui dice la Boldrini non si deve tanto lamentare, perché anche se noi fossimo tutti stupratori, lei non ha nulla da temere. E questa non è una smentita, ma è di nuovo un'altra battuta nel filone del porno populismo, che rientra sempre in quello stereotipo. Sì, questa qua alla fine sempre affamata di sesso, ma noi non gli diamo soddisfazione. Quindi il tratto comune è che queste donne sono tutte un po' troie, diciamo la verità. Questo è ciò che sostiene il Movimento 5 Stelle, con una tattica da mordi e fuggi che ricorda quello che la Lega fa con la Kieng. Prima gli dice faccia da orango, e poi dice no, ma io parlavo degli animali, mica volevo alludere al fatto che quella è nera. Poi dice basta con la negritudine, e come abbiamo raccontato qui non è che vuole fare una battuta razzista, no, noi parlavamo di negritudine nel senso della corrente filosofica e letteraria nata dentro le colonie nei primi del Novecento. Ma chi ci crede? Il senso grosso di questa offensiva pornopopulista è che qualcosa deve restare: il brivido del politicamente scorretto, il piacere di comunicare ai tuoi elettori, che sono trasversali e non sono ideologici, che qualcosa che li lega c'è. Loro hanno capito che tutte queste donne sotto sotto gli piace. Ecco, questo è il messaggio. Ne ero convinto ieri, ne sono convinto ancora di più oggi. E proprio queste smentite così fragili, sentite cosa dice Messora, ci dicono che il senso è questo. Laura, volevo tranquillizzarti: anche se noi e Boghillo fossimo tutti potenziali stupratori, tu non correresti alcun pericolo. Possibile che non le sia sembrato o inopportuno? Spiega Messora a Emanuele Buzzi del Corriere della Sera. In questi giorni c'è stata un'escalation di toni sempre più accesi e devono essere smorzati. Proprio per questo ho iniziato io chiedendo scusa per quella che voleva essere una battuta infelice e fuori luogo, che certo non è stata presa come tale. Comunque, così si giustificano gli atteggiamenti sessisti? Sì, ma non era mia intenzione giustificarli. Pensi che io sono addirittura contro le quote rosa, perché in un paese dove uomini e donne hanno pari opportunità, l'unico criterio di scelta deve essere il merito. A che cosa è dovuta l'amarezza di cui parlava? Laura Boldrini, dall'episodio della tagliola in poi, ha perso l'imparziale terzietà che deve contraddistinguere il suo ruolo, ma è riuscita a dire che il movimento è eversivo e che i frequentatori dei blog sono potenziali stupratori. E allora lui le ha risposto così, ritornando ancora non sul tema delle libertà, non sul tema della tagliola, ma sul tema del sesso. Allora è questo che io voglio discutere oggi, senza tabù, senza pregiudizi, ma spiegando che poi c'è un unico filo che lega tante vicende. Siamo veramente un paese di erotomani mancati, di sessualità frustrata, di tabù? Ci abbiamo il presidente della regione Abruzzo che si pagava e si metteva in nota spese la stanza dell'albergo con la responsabile della commissione che aveva nominato lui e che era sua amante, e quella si è difesa dicendo ma l'adulterio non è il reato. Sì, ma non è l'adulterio, è il fatto che vi siete messi la stanza in nota spese, fate quello che volete a letto. E c'è ancora questo doppio cliché: il sesso, il tabù, si può fare, non si può fare. Un altro assessore di questa giunta, che bisognerebbe vedere gli altri, insomma, con che criteri l'hanno scelta, è stato beccato in un'intercettazione che parlava con l'amante a cui aveva imposto un contratto di 4 prestazioni sessuali. Cioè, per contratto, almeno 4 scopate al mese, scusate il termine, per la bella cifra di 1000, se non un contratto normale, 2000 euro.
E parlando con questa amante diceva: sai, sto avvelenando mia moglie. Poi, interrogato su questa meravigliosa intercettazione, ha detto: no, ma sono le cose che si dicono, che dicono un po' tutti. Sì, certo, sto avvelenando mia moglie. Ma non è finita. Siamo lo stesso paese in cui torna ancora l'elemento della pruderie, del peccato. Forse anche tutto il mondo è paese, perché ricordiamoci che la Gaillet ha avuto quella storia con Hollande, i cornetti presi dal capo scorta, le rivelazioni, la compagna ufficiale, la Trivailer, che si sente male e va in ospedale, e lei che finisce sulle copertine di tutti i settimanali come il nuovo topless presidenziale. C'è il sesso come sapore, come condimento in tante di queste vicende. E alla fine della storia forse c'è il problema che noi italiani non abbiamo risolto questo rapporto. Un po' c'è un tabù e un po' c'è il piacere della dissacrazione, su cui Grillo gioca con grande efficacia. Teleselezione oggi comincia qui. Mi sento un po' nervoso. Mai provato il sesso orale finora? Jennifer mi ha spiegato tutto. Ti faccio una cosa a arte. Ci siamo quasi. Oh, ne abbiamo una. Io sto una. Mi tiri i capelli. È fatta. Bene. Oh mio Dio, sei venuto nei pantaloni. Ma che cosa hai fatto? Ho mangiato un bignè alla crema. Lo sai che altro è sexy? Che cosa? Io. Sì. Che ti succhio. Oh. Il tuo alluce. Oh, è quello che vuoi succhiare? È così bello e... grosso. Va bene. Sì. Sono letico. Dal naso, penso. Tu dici? Desolato. Sono gnocca. Ma te la scordi tutta questa roba. Mm-hmm. Rinuncia a scopare per sempre. Teleselezione.